Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi temi dell'edizione di oggi, mercoledì 30 novembre. Non da oggi i nostri concittadini si sentono a casa nell'uno e nell'altro paese. Mattarella in visita di Stato in Svizzera. René Biasone, un italiano nel Parlamento islandese. Il contratto di lavoro dipendente, secondo la legge austriaca, serata informativa del Comites Austria. Cordoba, il Comites incontra i connazionali a Salta e Tucumán. I rapporti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sono naturali, ampi e intensi. Ci uniscono la prossimità geografica, le connessioni tra le nostre popolazioni legate dalla catena delle Alpi, le affinità e gli scambi che nei secoli hanno alimentato le nostre relazioni. Non da oggi i nostri concittadini, svizzeri e italiani, si sentono a casa nell'uno e nell'altro paese. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato in Svizzera. Il Capo dello Stato ha rimarcato che in Svizzera è storicamente presente una vasta collettività italiana, che negli ultimi anni si è arricchita di una nuova generazione di giovani, preparati e intraprendenti che trovano in questo paese, la Svizzera, la ricchezza di una cultura cosmopolita. Proprio l'armoniosa convivenza di culture e lingue diverse, ha ricordato Mattarella, rappresenta l'elemento più prezioso del modello svizzero e una peculiarità costitutiva che la Confederazione ha saputo tutelare e valorizzare, offrendo un esempio di perdurante attualità, una patria costituita da tante nazioni. C'è anche un italiano nel Parlamento islandese. Si tratta di René Biasone, deputato del partito della Sinistra Verde al governo. A darne notizie è il Comites Oslo. In seguito a regole peculiari del sistema islandese che permettono la carica di vice parlamentare, spiega il comitato, Biasone sostituisce temporaneamente un'altra deputata. Biasone da molti anni in Islanda, dove è responsabile delle aree protette nel sud dell'isola, è il primo deputato di origine italiana a entrare nel Parlamento islandese. Il contratto di lavoro dipendente secondo la legge austriaca, aspetti pratici, giuridici ed economici per imprenditori e lavoratori dipendenti. È il tema del nuovo appuntamento organizzato dal Comites Austria nell'ambito del ciclo di incontri informativi realizzati per spiegare ai nuovi arrivati e non ciò che c'è da sapere per una vera integrazione nel paese. La serata, organizzata in collaborazione con lo studio legale Magic Tonning di Klagenfurt, vedrà intervenire Paola Strozzi, console onorario d'Italia in Carinzia e commercialista presso lo studio Rosbach & Partner, ed Enrica Maggi, avvocato e partner dello studio legale Magic Tonning. L'evento, gratuito e aperto a tutti i connazionali, è in programma il 15 dicembre dalle 18.30. La serata verrà anche trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comites Austria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito comitesaustria.at. Ultima notizia, prosegue il progetto Assistenza alla comunità del Comites di Cordoba. Nell'ambito dell'iniziativa, il Comitato è in programma due incontri con le comunità di connazionali. Lunedì 5 dicembre, dalle 19, l'appuntamento è a Salta presso la Società Italiana. Il giorno successivo, martedì 6 dicembre, sempre dalle 19, alla Società Italiana di Tucumán. Al centro dell'incontro, i servizi consolari, quali stato civile, cambio di domicilio, passaporto, iscrizione all'AIRE, piattaforma e Fast It e Prenotami, procedure di cittadinanza italiana e SPID. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comites, chiocciola Comites CBA. È tutto, questa è l'ultima notizia, è tutto con questa edizione di Italia chiama Italia, grazie per essere stati all'ascolto e buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio BM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.